parlare per un attimo come privato cittadino e poi come architetto. Come privato cittadino vorrei ringraziare il Corpo dei Vigili Urbani di Bari, il dottor Antonio Cavallo, il comandante dei Vigili Urbani, per questo lavoro oscuro che nessuno ha mai sentito parlare, il lavoro che hanno fatto di rilievo degli edifici danneggiati dal terremoto, e sono molto fiero di voi e vi ringrazio molto, questo mi pareva dovuto. Adesso parlo come architetto e mi rivolgo all'architetto Vigoretti per una sorta di complicità professionale che ci può essere tra architetti. È chiaro che il mondo formale dell'architettura ecclesiastica è andato cambiando in una certa maniera, spesso è decaduto nel brutto, nello scadente, con pochi picchi emergenti. Come lei sa certamente meglio di me, uno dei grandi problemi dell'architettura è comunque il problema della committenza. La mia domanda è questa: nel caso dell'architettura sacra è chiaro che la committenza è formata dalle gerarchie ecclesiastiche. La domanda è questa: e non ritiene che, essendo cambiata, come io credo, la committenza, per questa ragione sia cambiata anche la qualità formale dell'architettura sacra? Grazie. Penso che venga in mente la committenza ha una grande importanza. Dobbiamo anche rilevare che la committenza in genere di tutta l'architettura contemporanea non ha le libertà del passato. C'è tutta una normativa che è pur sempre un capestro, soprattutto per chi veramente è in grado di fare la grande e buona architettura, no? Ma c'è un altro aspetto e io ho rilevato parecchi anni fa, tirato in causa come architetto e come anche sacerdote, e c'è però il fatto che la cultura che oggi ci si aspetterebbe dai committenti ecclesiastici, che non sono sempre di alto livello, no? Ma anche il clero comune, insomma, non è quella di un tempo. La cultura che ci si aspetterebbe è una cultura superiore a quella media. Ogni sacerdote che ha fatto i suoi studi di storia dell'arte nei licei ha la cultura di qualunque ex liceale. Ed è una cultura modesta, non è la cultura dei grossi committenti. Noi lo vediamo quando questi ex liceali si fanno la casa nelle periferie dei borghi, dei sobborghi. L'architettura civile oggi è veramente un'architettura che ha una grande committenza. La civile è proprio quella dell'abitazione, quindi la committenza più generale, più diffusa. E tutta l'edilizia soffre di questa stessa limitazione, no? Che deriva da una regolamentazione ma anche da una committenza. Ma l'altro aspetto che allora è questo: una volta che creo prima poi per altre classi, non solo, una volta che creo viveva in ambienti ricchi di arte, era circondato di opere d'arte, sono andato a finire nei musei, sono diventate caserme, sono diventate risorse di tribunale, di tante altre cose, e sono stati defenestrati da quegli ambiti culturali in cui si svolgeva la vita. Anche il popolo di Dio è stato depauperato. Il popolo di Dio oggi è talmente condizionato che il museo ci va per vedere le opere d'arte sacra, ma non per pregare, cioè per ascoltare quello che dicono i critici, i quali critici considerano le opere d'arte che ci sono nei musei indipendentemente dal fatto religioso, del loro contenuto, del loro messaggio. E questo condizionamento certamente porta a una committenza ben diversa. Io oggi però vorrei anche dire una cosa, che noi dovremmo considerare come committenza più il popolo di Dio che non semplicemente le persone responsabili nel popolo di Dio. E
di interpretare, di capire, di dialogare, di mettersi dalla parte del popolo di Dio e quindi a un certo punto di provare ad andare a pregare nelle sue chiese, nelle chiese che ha progettato. Ecco, questa è un'esperienza importante. Io ho il privilegio di poterla fare, no? Di andare a celebrare la messa sugli altari e nelle chiese che progettate. È un tipo, no, di utilizzo che certamente mi guida, no, mi può guidare. Però dico, questa sarebbe un'esperienza importante anche per l'architetto, no? Condividere le istanze, le esperienze, i bisogni, le città, dei popoli. Una domanda per il professore Bene. Io volevo complimentarmi con sul modo come va riaperta l'analisi sugli edifici religiosi contemporanei. Perché qui il vero dramma del problema è che quando si guarda una chiesa, quando si commenta un'opera dell'architettura sacra, l'ottica, i parametri che si utilizzano sono quelli, potremmo dire, della critica, la più agnostica che esista, cioè della critica strettamente formalistica. Cioè è qui il vero nodo del problema. Purtroppo stacco completo del religioso dal civile, cioè della dimensione religiosa dalla dimensione civile, è anche nell'ambito della critica si chiama di questo, cioè la critica dà anche in senso generale quell'architettura in maniera specifica, è in fondo prevalentemente una critica di tipo estetico, estetistico, formalistico. Difficilmente mette in gioco il rapporto, il tema centrale poi dell'opera d'arte, che dovrebbe essere in che rapporto sta il contenuto. In che rapporto sta, cioè la produzione artistica concreta, l'opera X, l'architettura Y, con quello che è stato il tema che l'ha sollevata, con quello che è stata la committenza che l'ha suscitata, eccetera, eccetera. Quindi, visto che effettivamente il committente Chiesa purtroppo è in un momento, diciamo, di quasi incoscienza su questo tema, chiedo scusa della durezza, ma è così, nel senso che recepisce dal mondo laicista forme, modi e caratteristiche e le fa proprie senza proporsi il problema se poi queste siano connesse con e congrue col messaggio che è connesso con l'opera religiosa. Visto che questa è la situazione e che per cambiare questa situazione occorre veramente un'opera molto lunga e faticosa, occorre che siano le elite intellettuali cattoliche che si ripropongano questo problema e comincino a suscitare di nuovo questo tema, riaprendo questo tipo di discorso, che è quello di una critica globale e non quello di una critica limitata al solo aspetto estetico o formalistico. Per far questo, allora, appunto, in questo senso trovo che l'intervento sia estremamente interessante, perché pungola a riprendere attenzione a quello che tema, appunto, a quelli che sono i temi da cui emerge poi la sintesi di Repetto. Quindi occorre, appunto, in questo senso, sempre ieri nell'intervento, ho toccato due architetture che, se voi prendete i libri di architettura contemporanea sacra usciti ancora qualche anno fa, le considerano l'apice, il vertice dell'architettura sacra contemporanea, mentre invece secondo me sono, appunto, come ho detto, una testimonianza di questa umanizzazione, di questa orizzontalità ormai che pervade la coscienza religiosa.
gli ecclesiastici, cioè stiano così supinamente a vedere quello che succede, perché lei c'è una cosa che mi rattrista molto, dopo il Concilio Vaticano II, 25 anni di architettura sacra, in cui gli ecclesiastici sono pochissime eccezioni, sono soltanto dei supini osservatori di quello che sta succedendo, non aprono letteralmente bocca su quello che hanno fatto costruire. Se si leva appunto il caso veramente quasi unico di Paolo VI, che è stato veramente un attivatore, patrocinatore, stimolatore in questa via apertura di problema. Arte sacra e chiesa, arte e religione. E dico, nel quadro dei tanti nostri eminenti cardinali, vescovi e personaggi che qui della nostra chiesa, questo tema è veramente fatto. E quindi, e qui chiudo, è con la struttura che il Museo di Corelli di Vigna a Milano è molto significativa. Però bisognerebbe che lentamente, dalla presenza di questi pochi nodi di presenza che si avvertono questo problema, si comincia a risuscitare, a stimolare di nuovo altre presenze potenziali del mondo cattolico per una reale ripresa di carico di questo rapporto, che secondo me è fondamentale, senza del quale si assisterà soltanto appunto a questa utilizzazione da parte della Chiesa di cose che vengono dal mondo, da un mondo che ormai essendo avvezzante nella sua cultura